Il terminal bus di Collemaggio collegato tramite ascensori a Viale Rendina per un accesso agevolato al centro storico dell'Aquila. Un progetto che si concretizza dopo una lunga fase di studio e che consentirà di offrire un utile servizio a viaggiatori e turisti senza impattare sulle antiche mura della città. Una progettazione resa possibile grazie alla sinergia tra Consiglio regionale, Soprintendenza delle Belle Arti e Comune dell'Aquila, con il sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e la Gran Sasso Acqua S.p.A. Il presidente Lorenzo Sospiri delinea il ruolo svolto dal Consiglio. Con grande soddisfazione io devo dire che la struttura tecnica ed amministrativa del Consiglio regionale ha dettato i tempi e le modalità di un tavolo di lavoro complesso che ha visto al tavolo la Soprintendenza, il Comune, la Gran Sasso Acqua ed altri enti che hanno rimesso in piedi la possibilità concreta di realizzare un'opera molto attesa per il nostro capoluogo di regione. E questo ci fa tutti particolarmente felici, perché si è trovata una soluzione tecnica per realizzare i parcheggi che collegheranno, permetteranno a chi parcheggia il parcheggio Natale di giungere comodamente in centro, tra l'altro riqualificando un'area con un grande parco che apre poi la possibilità di andare sui camminamenti delle mura, quelli realizzati e quelli che si faranno, un'opera di grande modernità che è pienamente accettata nel contesto della tutela dei beni architettonici della città dell'Aquila. La soprintendente dell'Aquila, Vittorini, ha ricordato nel suo intervento la fruttuosa collaborazione stretta tra soprintendenza e consiglio regionale durante i lavori di restauro dell'emiciclo. La possibilità di un collegamento tra il terminal e il viale Rendina, spiega, fu valutata proprio in quei giorni. In quel periodo era venuto fuori già questa programmazione di questo collegamento importante per restituire accessibilità e vita al centro storico e funzionalità al parcheggio di Collemaggio, e sono emerse tutta una serie di esigenze legate alla tutela di quel contesto storico che ha le mura, alla visuale su Collemaggio, all'intervento già avanzato di restauro e di valorizzazione con i percorsi pedonali, c'è cioè il versante boscato, ci sono tanti elementi che vanno salvaguardati e che non potevano qui avere meno attenzione, meno tutela di quanto stiamo cercando di dargli su tutto l'anello, diciamo, del centro storico. E quindi, rivedendo ipotesi precedenti che erano uscite da un concorso che non sembravano a nessuno adeguate alla delicatezza del luogo, abbiamo ipotizzato una soluzione che lavora ininterrato, che impatta al minimo possibile sulla parte visiva, ma che assicura comunque efficienza e collegamento, anzi direi anche dal punto di vista funzionale un potenziamento dell'attuale polo di accessibilità da parte del parcheggio. Quindi è un'ipotesi che garantisce la massima, anzi, valorizzazione con interventi anche sul verde e sul versante che migliorano il sistema culturale invece di, diciamo, di metterlo in crisi. Il messaggio credo che esce da questo e anche dal precedente lavoro con il Consiglio regionale, cioè tutto il recupero dell'emiciclo, il lavoro bellissimo sulla biblioteca, è che si può fare. Cioè una progettazione attenta, se si coordina da prima, veramente si può fare e dà ottimi risultati.